studente di informatica a Bologna, perché chiaramente non poteva venire a Modena perché non c'era a Modena, adesso sarebbe potuto anche lavorare a Modena. E a Bologna ha studiato, ha fatto il dottorato e poi è diventato ricercatore a Parigi. Parigi 7, Università di Parigi Diderot, lavora da 10 anni su Debian e, correggendo il mio errore precedente, non è uno dei project leader della Debian Distribution, è il project leader della Debian Distribution. Quindi voi capite come sia importante per noi, per questa giornata, avere un project leader che viene da Parigi per presentarci un po' la sua visione sulle istituzioni, sul software, sulle comunità, su come in qualche modo anche il suo percorso. Io penso di auspico che ci possa essere anche una descrizione del suo percorso di vita e l'energia e la forza di cui parlavamo per creare a Parigi un centro di ricerca specifico sul software aperto. Perché è chiaro che il software aperto sradica tutte le metodologie tradizionali dell'ingegneria del software, perché noi vi insegniamo tuttora, e questa è la verità. L'università recepisce queste novità con molta lentezza, no? Bisogna che prima noi facciamo nostre, perché queste cose diventino una tematica di didattica e poi anche addirittura, come adesso si dice. Bene, io non perdo ulteriore tempo, ho già usato il microfono troppe volte, lascio il posto a Stefano. Grazie. Allora, grazie per l'introduzione, per l'invito. Mi capita spesso, appunto, come diceva Project Leader, io più o meno faccio il lavoro di rappresentare Debian in giro per il mondo. Mi capita spesso di farlo in giro per il mondo, mi capita meno spesso di farlo in Italia, quindi vi ringrazio per l'invito. In questo talk parliamo di Debian. Non penso sia una sorpresa che io venga qua a parlare di Debian. E Debian è un progetto che ha 17 anni e questo lo rende abbastanza attempato anche negli ambiti del software libero. E in questo talk vorrei concentrarmi su 3 cose. Sul software libero, che è l'oggetto di cui Debian si occupa come il maggiore interesse, e dei meccanismi con i quali Debian prende le decisioni, che sono 2. Sono uno che è descritto da un termine un po' strano in inglese, anche un neologismo se vogliamo, che si chiama duocracy, che significa che le decisioni vengono prese da chi fa le cose, chi fa un certo lavoro. E non solo questo è uno strumento decisionale di Debian, ma anche la democrazia, che è un concetto noto a tutti, ma che non sempre si trova in progetti software simili a Debian. In questo talk, quindi, questa è una breve scaletta. Cos'è Debian? Cos'ha di speciale? Ci sono tanti altri progetti come Debian là fuori, quindi è importante capire perché Debian ha qualcosa di particolare. Qualche dettaglio più nello specifico per chi di voi fosse interessato a conoscerli. E il rapporto tra Debian e tutte le altre distribuzioni che sono basate su Debian e come voi oggi potete contribuire a Debian e collaborare a migliorare Debian. Prima di cominciamo a parlare di Debian, però serve un piccolo preludio, che è quella del che cos'è una distribuzione. Perché Debian è innanzitutto una distribuzione GNU Linux, una distribuzione Linux nell'accezione comune. Una distribuzione è un prodotto software che fa da intermediario tra chi scrive il software e gli utenti di questo software. Quindi in questo oggettivamente brutto disegno avete in alto a sinistra gli autori del software, i programmatori, e in particolare il software libero. Loro sviluppano codice e lo mettono disponibile. Di solito lo mettono disponibile in formato sorgente, che è una delle peculiarità del software libero. Se voi volete usare questo software sui vostri computer, dovete scaricarlo, compilarlo e fare questa procedura per tutte le cosiddette dipendenze di cui quel software ha bisogno. Quindi questo è un processo lungo e tedioso, ci possono volere ore prima di riuscire a avere dai sorgenti di un software il software che potete eseguire sul vostro computer. Una distribuzione vi dà una mano nel gestire il software, prende tanti piccoli componenti software che sono disponibili in rete, li compila per voi, per il vostro computer, per il server, per la PlayStation, per qualsiasi hardware ci sia in giro, li rende in qualche modo coerenti tra di loro,
e vi offre un modo per installarli facilmente usando un package manager. Quindi quando voi usate una distribuzione Linux, di solito avete un sistema nel quale potete vedere la lista di tutti i software che sono disponibili in questa distribuzione, potete scegliere il software che vi serve e installarlo, avendo la garanzia che tutti i pezzetti di software che sono installati sul vostro computer sono in qualche modo coerenti e integrati. Questo è il lavoro che fa una distribuzione. Debian è una di questi prodotti software. Quindi cominciamo a vedere più in dettaglio che cos'è Debian nello specifico. Debian nasce nel 1993, il 16 agosto, e in questa slide avete il messaggio con cui si annunciava l'inizio di Debian dal suo fondatore Ian Murdoch. È interessante vedere che il 16 agosto del 93 lui postava su un newsgroup, quindi un predecessore dei forum, se volete, questo messaggio in cui annunciava il completamento imminente di Debian, che 17 anni dopo è ancora in corso di costruzione e sviluppo, quindi era forse un po' ottimista Ian all'epoca. C'erano tanti motivi all'epoca per fare una distribuzione che sono diversi da quelli di oggi. I suoi motivi erano quelli di rendere Linux, GNU Linux, competitivo con i sistemi operativi commerciali. Si parla del 93. Nel 93 nessuno sapeva cosa fosse il termine Linux o GNU, se non era veramente un geek o un hacker in qualche laboratorio di ricerca universitario, probabilmente americano. Quindi allora il mondo non era come adesso, non c'erano gli articoli su Linux sui giornali, d'accordo? Però già allora si cercava di rendere Linux competitivo con i sistemi operativi proprietari. Ovviamente, principalmente con Windows, ma il discorso è genere. Lo voleva rendere facile da installare, e uno dei suoi pallini era quello di far sì che chi gestiva il software in Debian fossero degli esperti di quel software, e questo ha molte conseguenze, come vediamo tra poco. È stata la prima distribuzione Linux sviluppata apertamente nello spirito del progetto GNU. Quindi brevemente, per chi magari di voi è da poco in questo mondo, Linux è solo il kernel. Quindi è quello che nei corsi universitari di solito si chiama sistema operativo, ma è quello strato di software che vi permette di parlare con l'hardware della vostra macchina. GNU era invece un progetto che puntava a sviluppare tutto il resto, tutto quello che c'è sopra il kernel, un compilatore, una shell, ma anche delle applicazioni grafiche che voi usate tutti i giorni. Quindi il nome corretto è GNU Linux, e Debian è stata la prima distribuzione a mettere assieme queste due cose e a volersi sviluppare in un modo completamente aperto a tutti. E all'inizio è stato anche supportato dal progetto GNU. Come piccolo trivia, il nome Debian viene da Debra e Ian Murdoch. Debra era la fidanzata all'epoca di Ian, e Ian è il fondatore del progetto. Da allora sono successe un po' di cose. Sono passati 17 anni e Debian ha rilasciato 14 release. Qua c'è una breve timeline. Le release hanno il nome dei personaggi di Toy Story. Questo è un motivo. Una decisione storica abbastanza divertente, e fortunatamente hanno rilasciato da poco Toy Story 3 aggiungendo nuovi personaggi alla lista possibile di nomi per le distribuzioni Debian. Se guardate, se avete una copia di Toy Story 1 a casa, potreste trovare questo fotogramma nel quale vedete una piccola swirl sul mento di Buzz Lightyear. Questo è perché Buzz Perens, che è stato il secondo project leader di Debian, lavorava allora come programmatore presso, non so se era DreamWorks, Pixar, credo. Lavorava come programmatore presso Pixar e mise questo piccolo cameo sul mento di Buzz Lightyear per il suo, lo usavano Debian come strumento per sviluppare il software, quindi questo è un piccolo cameo. Da allora ci sono stati anche una certa evoluzione nei project leader del progetto. Adesso vedremo che cos'è la figura del project leader, ma è importante fin da allora stabilire che è una figura assolutamente democratica. Ci sono delle elezioni all'interno di Debian che decidono chi sia Debian Project Leader, e da allora ce ne sono stati tanti. Ian Murdoch il primo, Buzz Perens, il programmatore di cartoni animati a seguire, nonché poi fondatore della Open Source Initiative, eccetera eccetera, fino a indegnamente il sottoscritto. Mi chiedevate prima il mio percorso, più o meno, di come sono arrivato qua. Questo è più o meno il mio percorso, almeno all'interno di Debian, come sono arrivato qua, ed è un esempio di come veramente si parte tutti dai piccoli contributi e poi si arriva volendo a dare contributi più importanti. Io sono sviluppatore Debian dal 2001, ho conosciuto Debian nel 97, quando un professore universitario, Renzo Davoli, che parlerà qui oggi pomeriggio, cominciò a contaminarmi con il virus del software libero, e ho cominciato a usarlo. A un certo punto ho cominciato a vedere che come utente potevo anche essere un amministratore di queste macchine.
ho collaborato in questi laboratori universitari in cui fornivamo servizi Linux agli studenti dell'università e così via. A un certo punto, da lavorando quasi, avevamo bisogno di software che non era in Debian. Ho chiesto: ma perché questo software non è in Debian? E mi hanno risposto: perché nessuno si è mai preso la briga di mettere questo software in Debian, perché non lo fai tu? Questo software in particolare erano delle librerie per un linguaggio di programmazione che si chiama OCaml, ma questo è poco importante. La parte importante è che mi hanno detto: fallo tu, ci sono messo, e da lì è cominciata la mia partecipazione a Debian fino ad oggi. Questo, quindi, questo è una specie di background. Cos'è Debian nello specifico? Sono tre aspetti che si mescolano tra di loro. Debian è un sistema operativo, qua però inteso in senso lato, quindi non solo il kernel, ma tutto lo stack di applicazioni, dal kernel fino alle applicazioni che usate per la vostra vita quotidiana, OpenOffice, un programma per comunicare di messaggistica, un browser. Debian è tutto questo, è una distribuzione che forma un sistema operativo completo, dal kernel alle applicazioni. Poi Debian è un progetto, un'associazione di persone che si sono trovate insieme per uno scopo, e infine Debian è una comunità. Vediamo brevemente queste tre parti. Come sistema operativo c'è tutta una serie di caratteristiche tecniche sulle quali sarò molto breve. È un sistema operativo che supporta tantissime architetture hardware, vuol dire che lo potete installare così com'è su hardware molto variato, dal vostro PC al vostro smartphone, all'hardware della vostra console di gioco, a grandi server che si usano a livello industriale per fornire servizi su internet. Quindi ha una grandissima varietà di hardware che è supportato da Debian. Generalmente il kernel che si usa in Debian è Linux, ma a partire dalla prossima release, che avverrà nei prossimi mesi, ci sarà anche un kernel diverso. Quindi Debian non è solo una distribuzione GNU Linux, ma è veramente una distribuzione con applicazioni e kernel diversi. E a partire dalla prossima release ci saranno anche due kernel basati su FreeBSD, che è un altro sistema Unix-like, però diverso da Linux, con una base di codice completamente diversa. Ed è un sistema operativo molto grande. C'è un piccolo grafico qua, giusto per darvi un'idea della crescita del numero dei pacchetti. Nell'ultima release Debian, che si chiama Lenny, dell'anno scorso, c'erano qualcosa come 23.000 pacchetti, quindi 23.000 diversi componenti software che voi potete installare sul vostro computer, e nella prossima release ce ne saranno circa 30.000. quindi la disponibilità di software che avete in Debian è veramente immensa. Questo era il sistema operativo. Poi Debian è un progetto nel senso che è un gruppo di persone che si sono trovate assieme con un obiettivo comune. L'obiettivo comune, noi ce lo diciamo così: create the best free operating system, quindi creare il migliore sistema operativo libero, dove libero è inteso nel senso software libero, chiaramente. E ci sono due aspetti importanti di questo progetto, che sono i motivi per i quali queste persone decidono di partecipare a questo progetto. Il primo motivo è un documento che si chiama Debian Social Contract, quindi non c'entra niente col contatto con gli italiani, è un documento nel quale chi ha fondato Debian, anzi qualche anno dopo, è stato deciso quali promesse Debian fa alla comunità, e i membri del progetto si trovano in queste promesse e la comunità sa che può fare affidamento su queste promesse fatte da Debian. Ci torniamo dopo più in dettaglio, ma brevemente le promesse sono il fatto che Debian resterà sempre completamente software libero, quindi non ci può essere software proprietario in Debian, punto, se no non è Debian. Debian promette inoltre di restituire alla comunità del software libero le modifiche che fa il proprio software, quindi se c'è una miglioria in Debian, questa miglioria non sta solo in Debian, viene ridata alla comunità, e in particolare all'autore originale del software, in modo che non solo Debian ne benefici, ma che tutti gli altri ne benefici, possono beneficiare. Debian promette di non nascondere i problemi che ci sono. Questo si intende sia nei bug, quindi se c'è un problema, se c'è un bug in un software, Debian non lo nasconde perché non ha interessi commerciali a farlo, ma rende pubblico questo problema. E infine stabilisce Debian quali sono le sue priorità. Sono il software libero come fine, quindi diffondere il software libero nel mondo, e i propri utenti. Quindi questo è l'essenza del contratto sociale. Il secondo aspetto nel quale ci si trova se si è parte del progetto Debian è una costituzione. Quindi un documento che stabilisce le regole e le strutture del progetto Debian e come si prendono le decisioni. Quindi una vera e propria costituzione, varata nel 1998. Oggi, nel 2010, è abbastanza comune parlare di democrazia in rete. Sui social network si sente spesso questo termine, si dice facciamo democrazia diretta con la rete.
ma 12 anni fa non era così semplice pensarci. Debian era costituito dal 98. E questi due aspetti hanno dato un grande motivo alla gente per partecipare a Debian. Oggi è un progetto con circa 1000 volontari, questo è un altro aspetto importante, in Debian siamo solo volontari. C'è chi può essere pagato dalla sua azienda per lavorare su Debian, questo va bene, ma Debian non ha degli stipendiati, quindi non usa le risorse che ha per pagare le persone. Ci sono circa 1000 persone, con una distinzione che dopo vediamo più in dettaglio. Il numero principale di sviluppatori è in Europa, e di questo credo dobbiamo esserne orgogliosi. Ci sono tipo, mi sembra, 400 sviluppatori Debian in Europa, ed è il doppio di quanti ci sono negli Stati Uniti. C'è una comunità in crescita in Australia e in Giappone, e sempre più in crescita, ma ancora molto minoritaria, in America Latina. Questa è, adesso spesso non si vede molto da lontano, comunque più o meno la distribuzione degli sviluppatori del gioco per il mondo, e l'Europa è completamente coperta di puntini. E gli Stati Uniti invece sono principalmente sulle coste, con qualcosa al centro. Terza cosa, Debian è una comunità. Qua avevo messo alcuni punti su come comunica Debian, però volevo rifarmi a un commento prima dell'assessore. È vero che spesso le comunità online non hanno una coscienza propria. Debian credo che questo senso sia un'eccezione, cioè una comunità che ha chiaro in testa perché è una comunità. Quindi i valori di Debian sono ben chiari per una comunità. Quindi c'è molta consapevolezza del perché si sta assieme all'interno di Debian. E qua c'è, come tutto, come molte comunità online, ci sono molti modi di comunicare. Debian è un po' old style in questo, le comunicazioni sono principalmente via mailing list e via canali IRC, quindi questo è il modo in cui la gente lavora giorno per giorno, mailing list e canali IRC. Cosa ha di speciale Debian? Debian non è l'unico progetto là fuori che fa una distribuzione, ci sono tantissimi progetti. Una delle più famose di oggi è sicuramente Ubuntu, c'è OpenSUSE, c'è Red Hat, c'è Fedora, c'è CentOS, ce ne sono veramente tante. Se guardate su DistroWatch penso ne troverete diverse centinaia di distribuzioni GNU Linux. Debian è una fra tante, d'accordo? Non era così nel 93, nel 93 ce n'erano pochissime, credo ci fosse Red Hat che era nato un anno prima, ce n'erano due o tre in tutto, cose del genere. Oggi non è più così, quindi è importante per ognuna di queste distribuzioni caratterizzarsi, capire perché Debian e non un'altra distribuzione, capire cosa la distingue e magari sceglierla appunto per le sue particolarità. Le diversità che trovate tra distribuzioni sono di tutti i tipi, ci sono distribuzioni che rilasciano ogni tot tempo e altre che rilasciano in maniera meno prevedibili, ci sono distribuzioni che usano sistemi di pacchetti diversi, che hanno aspetti visuali diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è che rende Debian speciale? Sono quattro punti, a mio avviso, chiaro. Il primo è la qualità. Cioè in Debian noi riteniamo di avere un'attenzione particolare alla qualità dei pacchetti che formano la distribuzione Debian. Questo si vede in diversi aspetti che io chiamo una cultura di technical excellence. Allora, il primo aspetto è nel design dei pacchetti. Esiste un documento formale che si chiama Debian Policy, che stabilisce i requisiti che deve avere un pacchetto per essere accettabile in Debian. Questo dice, ad esempio, dove deve essere installata la documentazione, cosa deve succedere quando si fa un aggiornamento software. Ogni pacchetto che sta in Debian è garantito, bug a parte, di rispettare questa specifica. E questo è uno degli aspetti principali che rende Debian un sistema operativo coerente. Se avete un pacchetto installato, sapete dove andare a cercare la sua documentazione, perché è esattamente in un posto. Un altro aspetto della qualità di Debian è il testing, quindi esiste una forte cultura di testing dei pacchetti, sia a livello di quando rispettano quei documenti di design, sia a livello di se ricompilano. Questa sembra una banalità, ma il software libero non serve a nulla se non avete un modo di ottenere dai sorgenti il binario corrispondente. Quindi possiamo invece la bocca di software libero che ci pare, ma se non sappiamo ricompilare un pacchetto software, non serve a nulla. In Debian nessun pacchetto che viene rilasciato ha dei problemi di compilazione. Tu potete automaticamente ricompilare un pacchetto Debian dai suoi sorgenti verso il binario. E questo non è così in moltissime distribuzioni che non sono Debian. Terzo punto della qualità di Debian è che i maintainer sono le persone responsabili di un pacchetto specifico. Sono solitamente esperti di quel software. Non vuol dire che sono solo esperti di come si fa un pacchetto. Sono esperti di quel software, quindi se avete un software scientifico in Debian, solitamente avete dei ricercatori di quel campo che si occupano di questo pacchetto.
E questo vuol dire che il supporto che vi possono dare quando voi ruotate un bug è molto più qualitativo, è molto migliore dal punto di vista qualitativo del supporto che potrebbe darvi qualcuno che non conosce per niente quel software. Infine, tutti i pacchetti in Debian sono uguali, non c'è un pacchetto più uguale degli altri. Questo cosa significa? Che se voi installate un software in Debian avete le stesse garanzie di supporto a prescindere da qual è il pacchetto. Non c'è una distinzione tra i pacchetti importanti per gli utenti desktop e i pacchetti importanti per i ricercatori in biologia marina. Okay? Tutti i pacchetti hanno gli stessi standard di qualità. Poi certamente un pacchetto usato da più persone sarà più controllato dagli utenti che non è usato da meno persone. Ma sulla carta i requisiti sono gli stessi. E infine, se mi chiedete quando viene rilasciata Debian, se mi chiedete quando viene rilasciata Squeeze, la mia risposta è quando è pronta. E questo è un po' il mantra delle release in Debian. Cosa significa? Significa che ci sono dei criteri di qualità e non dei criteri di deadline, dei criteri temporali. Solo quando tutti i pacchetti nella distribuzione corrispondono ai nostri criteri di qualità, allora c'è una release. Prima no. Questo è il primo punto, qualità. Il secondo punto è la libertà, nel senso di software libero. Debian ha promosso la cultura del software libero per 17 anni e la comunità di Debian è abbastanza cosciente solitamente, e questo si vede in pratica in diversi aspetti. Il primo è che Debian è completamente libera from the bottom up, quindi dall'infrastruttura che viene usata per fare Debian fino al software. Questo significa che il software che è in Debian è software libero, il firmware che è in Debian è software libero completamente a partire da Squeeze, non ci sono più blob binari che vengono installati sulla vostra scheda grafica di cui nessuno ha i sorgenti. Ma non solo, l'infrastruttura che noi usiamo, noi sviluppatori, per fare Debian e che voi utenti utilizzate ad esempio per riportare i bug è completamente libera. Nessuno in Debian accetterebbe mai di usare un version control system o un bug tracking system che non sia software libero, d'accordo? Questo è impensabile in Debian. La comunità lo sa e solitamente apprezza Debian per questi motivi. Ci sono anche svantaggi, è innegabile. Una vostra scheda grafica che ha bisogno di un driver proprietario per funzionare non funzionerà in Debian. Per noi questo è un trade-off più che accettabile. E questo ha, a mio avviso, messo la barra molto in alto per gli standard del software libero. Quindi, fuori nel mondo di chi ha provato diverse distribuzioni, sapere che un software in Debian è di solito una garanzia sul fatto che quello è veramente software libero, che non ha qualche requisito strano che non si sa bene se sia libero o meno. Terzo punto, l'indipendenza. Debian è una delle pochissime distribuzioni rimaste a essere completamente indipendente da logiche commerciali. Non esiste un'azienda che controlli Debian. Debian ha soldi, certamente, riceve donazioni, ma non è legata a una singola compagnia. Molte altre distribuzioni da fuori non hanno questo vantaggio, questa caratteristica. Poi vediamo qual è un vantaggio. Ubuntu è controllata da Canonical, Red Hat è un'azienda, Fedora è controllata di fatto da Red Hat, eccetera, eccetera, eccetera. Debian no, Debian ha questa garanzia di indipendenza e questo è abbastanza interessante perché gli utenti si fidano del fatto che una decisione presa in Debian è presa sulla base di logiche o di qualità o dei nostri principi. Non c'è una logica di mercato per cui noi dobbiamo scegliere una certa soluzione di un bug piuttosto che un'altra, per cui dobbiamo scegliere un certo motore di ricerca in un browser piuttosto che in un altro. Questi problemi non si pongono perché Debian non ha soldi, non fa soldi e non ha interessi di profitto. Ultimo aspetto, come prendiamo le decisioni? Le prendiamo in due modi, che sono i due modi che erano evidenziati nel titolo. Il primo e il default è la duocracy, quindi se una persona in Debian che è responsabile di una certa area, di un certo pacchetto, ma anche di un certo servizio offerto alla comunità, beh, è lui che prende le decisioni, non ci sono sempre. Nessuno può andare da lui e dire no, si fa così, perché la risposta è se io faccio il lavoro, io decido come si fa, e questo è sancito nella Costituzione Debian. È simile alla meritocrazia, ma non è esattamente uguale, perché nella meritocrazia voi potete avere qualcuno che è riconosciuto per il suo valore del passato e quindi ha diritto di decidere. No, qua hai diritto di decidere se stai ora facendo un certo lavoro. Okay? Il secondo modo, quindi non sempre la duocracy funziona, perché a volte la persona che sta facendo il lavoro può prendere una decisione errata, ad esempio potrebbe prendere errata per tutti gli altri. Ad esempio potrebbe prendere la decisione di includere il software proprietario in Debian, è impensabile, ma poniamo caso. Serve una correzione democratica. Questa correzione democratica in Debian è possibile
tutti i membri del progetto possono decidere su qualsiasi aspetto della vita del progetto. Quindi questi sono i due modi in cui Debian prende le decisioni, e le conseguenze sono che la reputazione che qualcuno ha in Debian è strettamente correlata a quanto ha contribuito a Debian e a nient'altro, e significa anche che non ci sono decisioni imposte o benevolent dictator, come spesso si chiamano nei progetti software. Questo era più o meno quelle che secondo me sono le peculiarità di Debian. Se avete domande non esitate a interrompermi, anche su questo, prima che io vada avanti o anche mentre parlo alzate la mano e non ho nessun problema. Scusami, stiamo recuperando il microfono wireless. Comunque ripeto la domanda. Allora, ma mi sentite? No, no, per il pubblico stiamo recuperando. Allora, la domanda è, per curiosità, qual è in Europa lo stato più rappresentato in termini di sviluppatori Debian? Allora, prima una precisazione. La rappresentazione di solito è sulla base di dove qualcuno vive e non della cittadinanza, ma comunque sia, secondo entrambi i criteri, la Germania. In Germania ci sono qualcosa tipo 100 sviluppatori Debian su un totale di 400 per tutta l'Europa, è impressionante. Poi c'è la Francia, l'Italia è abbastanza indietro, ma perché tutta la mia generazione di sviluppatori Debian più o meno è emigrata, quindi potenzialmente siamo molto rappresentati. Quindi vado un po' più in dettaglio su alcuni aspetti di Debian. Allora, il social contract del quale abbiamo parlato, vi ho già accennato brevemente ai quattro aspetti principali del contratto sociale di Debian. Lì c'è un URL al quale lo potete trovare. Un quinto punto è quello che secondo me definisce un po' il pragmatismo di Debian. Quindi il software non libero non è parte di Debian, non è qualcosa che noi, su quale noi lavoriamo. Però riconosciamo che c'è bisogno a volte di software non libero per far funzionare dell'hardware. O ci sono utenti che magari per motivi di lavoro possono essere costretti a usare un qualche software non libero. Sebbene questo non sia parte di Debian, è in qualche modo ospitato sui nostri Miro in delle sezioni che chiamiamo contrib e non free. Quindi quando voi installate Debian avete solo software libero. Se veramente avete bisogno di qualcos'altro potete abilitare queste sessioni che di solito si trovano sui nostri Miro, anche se non è garantito, in cui c'è in contrib software libero ma che per funzionare ha bisogno di software non libero, e in free proprio software che invece è software proprietario assolutamente. Ok? Quindi questo è un aspetto un po' del pragmatismo di Debian ed è parte, secondo me, del successo di Debian. Quindi stabilire chiaramente una distinzione tra cosa libera e cosa no, ma non mettere i bastoni tra le ruote a chi è costretto a usare software non libero. Il primo punto, il contratto sociale, è quello che dice che Debian rimarrà sempre software libero. Purtroppo, per come si è evoluta il software libero in giro per il mondo, non è chiaro cosa voglia dire essere software libero. Ci sono definizioni diverse. C'è una battaglia che va avanti da 20 anni tra chi lo chiama software libero e chi lo chiama open source. Ci sono proprio definizioni diverse. Quindi c'è bisogno di una precisazione per questo contratto sociale. C'è bisogno di capire qual è la definizione di software libero per Debian. E questa definizione è racchiusa nelle Debian Free Software Guidelines, che è un'altra e che è parte del contratto sociale. È spesso chiamata DFSG. Sono una serie di linee guida, quindi non regole strette, non liste di licenze, una serie di linee guida che si usa per stabilire cosa può essere parte di Debian e cosa non può essere. La regola si applica alla licenza, quindi quando voi prendete un software, trovate un software su web, scaricato da qualsiasi altra parte, questo software arriva con una licenza che stabilisce cosa ci potete fare e cosa non ci potete fare. Guardando questa licenza la si può confrontare con le DFSG per vedere se questo software è accettabile o no in Debian. Ci sono tanti punti nella Debian Free Software Guideline che non voglio andare a vedere in dettaglio, ma chiaramente la base che deve permettere al software di essere redistribuito, quindi deve essere redistribuito. Deve esserci il codice sorgente di questo software, deve permettere di modificarlo, okay? E ciò che è interessante è che non deve essere discriminante, né in termini di persone che possono usare questo software,
nei termini di ambiti di utilizzo. Questo è un punto spesso controverso per chi si avvicina alle prime armi con software libero, perché spesso c'è una voglia di dire, ma ad esempio io vorrei una licenza che rende il software libero solo se non lo si usa in un ambito militare, o solo se non lo si usa in un certo ambito etico. Questo tipo di discriminazioni, sebbene possano essere considerate giuste per alcuni di noi, sono comunque discriminazioni sugli ambiti nei quali si può usare il software, e sono, a maggior ragione, clausole che rendono impossibile usare questo software in congiunzione con altro software che non ha queste discriminazioni. Quindi questo è inaccettabile per un software libero. Non deve essere necessario accettare esplicitamente una licenza, cioè solo per il fatto che voi ricevete un software via Debian, questo software deve avere già la licenza attiva per voi. Non deve essere necessario accettare una checkbox che dice accetto le condizioni di questa licenza, okay? Questo non è accettabile in Debian. E in più si richiede che la licenza non sia specifica a Debian. Questo fa parte di un rispetto di quella clausola di restituire alla comunità, cioè per noi non è accettabile che esista un software proprietario nel quale il proprietario del software ci dice ok, lo potete distribuire in Debian e potete fare quello che volete con questo software in Debian. No, questo per noi non è accettabile, perché vogliamo che il software che è libero per noi sia libero per tutti. Poi ci sono, chiaramente ci sono una serie di esempi di licenze che soddisfano e non soddisfano questi requisiti, tutte quelle solite GPL, LGPL, MIT, BSD, AGPL, le ultime Creative Commons 3.0, quelle chiaramente che permettono la modifica, non le altre. Tutte queste licenze sono di FSG free. Poi ci sono licenze che invece non soddisfano questi requisiti, chiaramente tutte quelle cattive, il software proprietario non può stare in Debian di solito, e poi ci sono anche qualche eccezione un po' controverse come la GNU Free Documentation License, che permette ad esempio di avere parte di un documento e di marcarlo come non modificabile. Questo purtroppo rende questo software non distribuibile in Debian ed è stato in passato fonte di attrito tra Debian e la Free Software Foundation. L'altro documento di cui vi ho parlato è la Costituzione. Vi ho già detto le cose principali della Costituzione. La regola di base è la duocracy, ma quello che è interessante sono le strutture che ci sono nel progetto Debian, che sono tutte sancite nella Costituzione, e questo spiega anche un po' il ruolo del project leader. Allora, il corpo di base che c'è in Debian sono gli sviluppatori, quindi l'entità di base riconosciuta da Debian sono gli sviluppatori individuali. Poi c'è un DPL, questo per Debian Project Leader, che è sottoscritto, che ha diversi ruoli. Uno è quello di rappresentare Debian, di parlare a nome di Debian, come sto facendo io oggi qui. Ha un ruolo di coordinazione delle attività del progetto e è un ruolo di decisione su cosa fare delle risorse di Debian, quindi soldi piuttosto che hardware. Questo tipo di decisioni sono sul project leader, così come tutte le decisioni che non hanno un titolare. Se c'è qualcosa sulla quale non si sa bene chi sia responsabile, questa decisione può essere presa dal Debian Project Leader. È eletto ogni anno con un metodo di voto particolare che è eletto ogni anno, un metodo con dossier, e cambia appunto anno dopo anno. Gli elettori sono chiaramente solo i membri ufficiali del progetto. Poi ci sono i delegati, quindi il DPL può delegare ruoli specifici a alcune persone all'interno del progetto. C'è un segretario, che è quello che gestisce le operazioni di voto, e abbastanza importante, ci sono una serie di organizzazioni trusted. Quindi questo è un problema abbastanza comune per i progetti software libero. Spesso si ha bisogno di avere un ponte con il mondo reale, quindi se volete avere delle donazioni da qualcuno verso il progetto Debian, c'è bisogno di un'entità burocratica, diciamo, che possa raccogliere queste donazioni. C'è bisogno di qualcuno che compri dell'hardware. Debian come entità vaga non può andare da un negozio a comprare dell'hardware. E ci sono tutta una serie di queste associazioni in giro per il mondo, la più famosa è probabilmente Software in the Public Interest, che è basata negli Stati Uniti, ma c'è anche Assoli in Italia, l'associazione software libero, e più o meno in ogni stato, in molti stati in giro per il mondo, ci sono questo tipo di associazioni che fanno da tramite tra il progetto Debian e il mondo reale. Questo ci ho già spiegato in dettaglio. Come facciamo a prendere le decisioni, quando lo dobbiamo fare in maniera democratica? Fondamentalmente c'è una procedura che si chiama di General Resolution, che è la base della democrazia online di Debian.
Quindi in questa procedura c'è qualcuno che fa una proposta, qualsiasi sviluppatore può avanzare una proposta e chiedere che venga votata. Su questa proposta c'è una fase iniziale di discussione che può portare alla creazione di proposte alternative. Una volta che non c'è più una lista di proposte alternative che vengono avanzate, si forma una scheda di voto, una mail fondamentalmente, in cui ci sono tutte le varie proposte e si vota su queste proposte con un metodo Condorcet. Il metodo Condorcet è un metodo nel quale voi non dite qual è la vostra proposta preferita, ma ordinate le proposte in termini di preferenza. Quindi potete stabilire qual è la vostra preferita, qual è quella che viene dopo di lei, metterne alcune ex aequo, e questo è il modo nel quale si vota. Una volta che una proposta è stata approvata e vince l'elezione di questo metodo Condorcet, quello diventa una decisione ufficiale del progetto DEVIA. Questo è il modo con cui prendiamo le decisioni. Questo diagramma agghiacciante è per dimostrarvi quanto sia semplice gestire una distribuzione Linux oggi. Allora, su questo diagramma potrei parlare per due ore, ma non vi tenerò così tanto. È giusto per dare a chi di voi è curioso di come funziona la vita in un progetto come Debian qualche indicazione. Allora, abbiamo mica un puntatore. Questo è anche semplificato, mi dicono dal pubblico. Fantastico. Ok, partiamo da questo aspetto qua, che è quello che forse vi riguarda proprio da vicino. Qua c'è scritto unstable, testing, frozen e stable. Quelle sono le, noi le chiamiamo suite, ma diciamo distribuzioni. Quelle sono le distribuzioni di Debian ed è anche un po' l'evoluzione di un software da quando arriva in Debian a quando arriva nelle mani degli utenti. Allora, quando uno sviluppatore Debian crea o cambia un pacchetto, lo invia, ne fa upload su una distribuzione che si chiama Unstable, Debian Unstable. Voi potete usare sul vostro portatile o sul vostro PC, molti sviluppatori lo fanno, non è qualcosa che può distruggere il vostro computer, anche se è fatta per gli sviluppatori, quindi potete imbattervi in problemi che siete in prima a scoprire. Quindi un pacchetto viene prima messo in questa distribuzione che si chiama Unstable, sta lì un po' a maturare. Dopo un periodo che di solito è 10 giorni, se nessuno ha mai trovato bug di una certa severità, che noi chiamiamo release critical, e se quel pacchetto è stato compilato su tutte le architetture di Debian, allora può passare in un'altra distribuzione che si chiama testing. Okay? Chi è che fa questa compilazione su tutte le architetture? Ci sono dei server in giro per il mondo che prendono il pacchetto ancora prima che arrivi in unstable, prendono i sorgenti e lo ricompilano ognuno su una distribuzione, su un'architettura diversa. Quindi se io sto facendo un pacchetto sul mio portatile che è un'architettura 64 bit x86, io lo compilerò per quell'architettura e questi server in giro per il mondo lo faranno per Spark, per ARM, per MIPS e tutto l'altro che potete immaginare che è supportato da Debian. Se un pacchetto è compilato su tutte le architetture e non ha bug di una severità piuttosto alta, automaticamente migra in questa distribuzione che si chiama testing. Ok? Questa è un'altra distribuzione che potete usare sul vostro portatile, potete installare, ok? È relativamente più sicura di Debian Unstable, ma chiaramente non è ancora un prodotto che noi consideriamo stabile. A un certo punto, durante il ciclo di sviluppo di una distribuzione Debian, che è in questo momento tra l'altro, noi dichiariamo che testing è frozen, cioè si blocca. Cosa vuol dire si blocca? Si blocca il passaggio automatico di pacchetti da unstable a testing, ok? Non succede più in automatico, e si lavora per risolvere tutti i problemi che ci sono in questa distribuzione testing. Okay? In particolare, e questo è quello che sta accadendo in questi giorni, affinché la release della prossima versione che si chiama Squeeze possa avvenire, ci occupiamo di fissare, di rimuovere tutti i bug release critical in questa distribuzione che si chiama testing. Solo quando tutti i bug release critical sono stati risolti, a quel punto la testing diventa la nuova stable. Ok? Quindi questo, quando prima vi dicevo we release when it's ready, la rilasciamo quando è pronta, è esattamente questo. Per noi non possiamo dire rilasciamo il 31 dicembre, rilasciamo l'1 gennaio, rilasciamo il 10 ottobre. Ok? Perché se quel giorno ci sono ancora dei bug tipo release critical, per noi sono qualcosa che ci impedisce di fare una release. Ok?
Quindi questa, diciamo, è la parte di Debian che gli utenti vedono principalmente quando, solo quando devono scegliere quale Debian installare sul proprio portatile. Questi sono i nomi che sono sempre gli evergreen, sono nomi che sono sempre validi. Poi ci sono i nomi delle release. In questo momento Squeeze, che sarà la prossima release table di Debian, è associata a testing perché non è ancora rilasciata. Se volete, non di meno, ci sono delle ISO, dei cibi qua, non so dove potete trovare, ma so di là, ci sono delle ISO di Debian testing. Non è ancora una release table di Debian, ma è usabile sui vostri computer molto probabilmente. E se la usate e trovate qualche problema e ce lo segnalate, contribuite a migliorare Debian e a rendere la prossima release di Debian ancora migliore di quello che sarebbe stata senza il vostro aiuto. Poi sono un sacco di altri dettagli, tipo c'è, vediamo cosa c'è interessante, c'è il security team, quindi una parte importante di quello che succede in una release Debian, in una release di qualsiasi sistema operativo, è la gestione della sicurezza. Domande là in fondo? Grazie. È la gestione della sicurezza, quindi durante il ciclo di sviluppo di un software può capitare di trovare un bug di sicurezza. Questo bug di sicurezza deve essere risolto, non si può aspettare la prossima release che può essere un anno e mezzo dopo per risolvere questo bug di sicurezza. È un po' tardi. Di solito si parla di giorni, è il time frame in cui si cerca di risolvere il bug di sicurezza. Quindi c'è tutto un lavoro del security team che viene informato di questi bug di sicurezza. Di solito ci lavora assieme ad altre distribuzioni, risolve il problema e ha una specie di accesso preferenziale a stable. Accesso preferenziale che però comunque richiede che quel software sia stato ricompilato su tutte le architetture e che non abbia introdotto nuovi bug di tipo release critica. Okay, quindi questo è una specie di percorso preferenziale per accedere a stable specifico per le problematiche di sicurezza. E poi ci sono, queste sono le cose più importanti, e qua invece avete il contributo, il punto in cui di solito lavorano gli utenti, che è il bug tracking system, cioè il modo principale che hanno gli utenti di contribuire è quello di riportare bug, e i bug sono associati a pacchetti specifici e hanno una procedura di supporto da parte del mantenitore del pacchetto per aiutare l'utente a risolvere questi bug. Ok, ultimo concetto per questo talk, prima di invitarvi a contribuire a Debian, è il concetto di distribuzioni derivate. Facciamo un passo indietro, che cos'è una distribuzione derivata e quali sono due delle libertà fondamentali del software libero. Una definizione comune del software libero è quella di presentarlo come quattro libertà che sono state dall'utente. La prima è la libertà di usare il software, che sembra una banalità, ma è una libertà che non avete con il software proprietario, a meno che non accettiate di firmare un contratto con loro. La libertà di studiare il software, che è la libertà 1. E poi queste due libertà che vedete lì. La libertà 2, che è quella di redistribuire delle copie di questo software per aiutare i vostri compagni, i vostri vicini. E la terza libertà, che è la libertà di migliorare un software, quindi di modificarlo, e di distribuire al mondo le vostre migliorie. Questo vale per il software libero in generale, ma diventa particolarmente interessante quando si applica a delle distribuzioni in senso lato. Voi prendete Debian, una distribuzione che contiene solo software libero, applicate più o meno massivamente quelle due libertà e ottenete una distribuzione derivata, o derivative in inglese. Come si fa? Si prendono tutti i pacchetti di Debian che già esistono, volendo si aggiungono gli altri pacchetti fatti da questa entità che vuole sviluppare una derivata, volendo si modificano un po' i pacchetti che ci sono e si ricompilano, e periodicamente ci si risincronizza con la distribuzione da cui si viene. Questa è la procedura con la quale da una distribuzione si ottiene una distribuzione derivata. È molto più complicato di così, richiede avere molta mano d'opera per fare il sync, richiede avere i server per ricompilare tutta Debian, eccetera eccetera. Però questo è il modo con cui si fa la distribuzione derivata. E Debian è stata abbastanza di successo in termini di quante volte si è partito da Debian per fare una distribuzione derivata. Se guardate MrWatch, che è questo sito che censisce più o meno tutte le distribuzioni GNU Linux che esistono, ne trovate circa 120 di altre distribuzioni basate su Debian. Ok, sono 120 altre distribuzioni che hanno come base Debian. Perché hanno come base Debian? Perché così tante? Ma innanzitutto perché tutte quelle garanzie di qualità e di controllo delle licenze le hanno, tra virgolette, for free, cioè un lavoro che è fatto in Debian e siamo molto contenti che venga utilizzato da altri.
Poi perché è molto stabile, sappiamo per come rilasciamo, per i nostri requisiti di qualità, una base molto stabile e dà garanzia di essere sufficientemente stabile per farci affidamento per un certo periodo di tempo. Siamo a moltissimi pacchetti e quindi chi fa la distribuzione derivata può in questo modo ridurre di molto i propri sforzi. Un esempio abbastanza comune di distribuzione basata su Debian, anche se non altrettanto spesso si sa che è basato su Debian, è Ubuntu. Ubuntu è una distribuzione basata su Debian, fondata nel 2004 con il motto Linux for Human Beings, quindi inizialmente con un focus principalmente sugli utenti desktop, ed è basata su Debian, con un ciclo periodico di fork di Debian e di sincronizzazione con Debian. Questo è il modo con cui funziona Ubuntu. È sicuramente la distribuzione, o meglio, è molto probabilmente la distribuzione basata su Debian più popolare, e sembra che abbia una user base che è più o meno 10 volte di quella di Debian. Dico, lo prendo con le molle perché, essendo software libero, non c'è veramente un modo di sapere quanti utenti ci sono, okay? Quindi molta gente partecipa con del software che dichiara le proprie installazioni, ma insomma, se ci fidiamo di questi dati, la user base di Ubuntu è 10 volte quella di Debian, quindi complimenti, un successo veramente impressionante. La relazione tra Debian e Ubuntu è quella che vedete in questo disegno. Chiedo scusa che non si vedono i colori, in alto c'è scritto upstream e si intendono il software scritto dagli autori del software, e il cerchio blu c'è scritto Debian e il cerchio rosso in basso c'è scritto Ubuntu. Quindi quello che fa Ubuntu è questo: sono i progetti software in alto, molti sono pacchettizzati in Debian e da Debian arrivano direttamente in Ubuntu, alcuni sono pacchettizzati direttamente da Ubuntu. Può capitare che sia un software che non è in Debian che loro vogliono in Ubuntu e lo pacchettizzano direttamente in Ubuntu. Da lì tutto questo arriva all'utente. Questi sono i numeri per farvi capire come è composta Ubuntu oggi, considerando tutto, considerando main più cosiddetto main più universe, che è un'altra parte di Ubuntu che non è supportato ufficialmente, ma è comunque un punto molto importante per scegliere Ubuntu, perché avete la stessa collezione di software che avete in Debian. Quindi il 75% di pacchetti da Debian non modificato va in Ubuntu, il 18% sono modificati ulteriormente da Ubuntu e un 7% va direttamente in Ubuntu. Quindi questa è più o meno la relazione tra Debian e Ubuntu. E è anche peggio di così, tra virgolette, perché ci sono tantissime derivative là fuori. Abbiamo visto che Debian ne ha 120 e Ubuntu a sua volta sta cominciando ad avere delle distribuzioni derivate. Qua ne ho listate solo alcune: Ubuntu Studio, Mizbuntu, Artisti, non so neanche cosa siano. Però è evidente che quello che è successo a Debian negli ultimi 17 anni sta accadendo anche a Ubuntu, ed è normale. Ok? Questo è molto bello, ma deve essere sostenibile per tutti quelli che lavorano in entrambe le distribuzioni, anche per tutti quelli che lavorano in tutte queste distribuzioni, e secondo noi deve beneficiare tutto il software libero, non solo gli utenti di queste distribuzioni. Quindi, in un certo senso, quello che sta succedendo in questi anni, ed è un fenomeno molto recente, è un cambiamento del modo in quale il software arriva agli utenti. Questo è quello che succedeva fino a 5-6 anni fa. C'era un autore di software sulla sinistra, upstream, c'era un intermediario, che è una distribuzione, e c'era un utente. Questo è più o meno un'altra versione del disegno che vi ho fatto vedere all'inizio. E in questo diagramma quello che succedeva è che il software e la risoluzione dei problemi partiva dall'autore upstream, arrivava alla distribuzione e veniva data agli utenti. Nell'altro verso, quello che è arrivato era che l'utente riporta bug report, magari delle patch, la distribuzione un po' li media e le restituisce all'autore upstream. Adesso si sta complicando, sta diventando una pipeline più lunga. Quindi ci sono degli autori di software upstream, ci sono delle distribuzioni in mezzo, ci sono delle altre distribuzioni in mezzo, e questo pipeline di software arriva in questo modo fino agli utenti finali. Quindi ci sono molti intermediari tra il software come viene sviluppato all'inizio e quello che arriva all'utente finale. Questo è fantastico perché ha un sacco di effetti positivi. Innanzitutto il lavoro che io faccio in Debian e ancora di più il lavoro che un autore di software fa a Stream viene distribuito a più persone, arriva a più utenti. Se ci sono più occhi che guardano lo stesso codice sorgente e quindi possono individuare e correggere dei bug. E ci sono anche un pubblico molto più vasto di potenziali contributori, non so se contributi forse non va bene, i contributori al software. Però c'è un problema.
ci sono a volte un po' di tensioni tra i vari anelli della catena, questo può capitare. Queste sono quelle che secondo noi sono le linee guida per evitare queste tensioni tattili. Secondo me ci deve essere, diciamo, per dire in un modo da fisici, visto che siamo nel dipartimento di fisica, la viscosità del flusso in quella pipe che vi ho fatto vedere deve essere il più bassa possibile. Quindi bisogna che una patch che viene infilata da qualche parte in quella pipeline possa scorrere e andare verso l'autore del software, in modo che lui la possa integrare e in modo che più utenti possibili beneficino di quel cambiamento. E la stessa cosa deve accadere per il bug report. Se un utente in fondo a destra riporta un bug, quel bug deve essere validato e deve fluire fino all'autore upstream in modo che l'autore upstream possa correggere il problema. Quindi questo è l'obiettivo, e il modo per farlo è che ogni anello della catena restituisca all'indietro, quindi ai suoi upstream, tutte le modifiche che ottiene e dica anche da dove vengono le modifiche che lui distribuisce. Quindi give credit e give back sono secondo me le regole principali, due regole d'oro del software libero, sono quelle che renderanno quella l'attuale modo di distribuire il software più efficiente possibile. Nella parte finale manca solo un po' di marketing per invitare a per convincere a collaborare a Debian. Avete domande prima? Domande? Appena un bug è noto, viene subito comunicato a tutta la comunità, quindi a chiunque. Quando un bug è di sicurezza, questa cosa non può creare un problema, non può aggravare la sicurezza. Allora, la domanda è su... mi si chiede giustamente, avete questa politica di essere aperti sulla notorietà che date ai problemi, quindi quando c'è un bug, questo bug viene comunicato alla comunità. Nel caso di bug di sicurezza, questo non aumenta il rischio? E questa è un'annosa questione, è la questione del se quando ci sono dei bug di sicurezza debbano essere sotto embargo oppure debbano essere resi noti subito. Allora, il problema secondo me è risolto a monte, nel senso che i bug più pericolosi sono nel kernel e Linus ha sempre detto che lui non accetta di avere politiche di embargo per i bug di sicurezza, quindi quello ce li teniamo così e non ci sono discussioni. Quello che accade nelle distribuzioni è che esiste una mailing list di coordinazione che si chiama vendors at qualcosa, che è una mailing list nella quale solo i membri delle distribuzioni hanno accesso. A volte i bug report vengono fatti su questa mailing list e quello che succede è che ci si dà 2 o 3 giorni stabilendo che quello è il limite massimo dopo il quale il bug viene reso noto per creare dei fix. Dopo quei 2 o 3 giorni viene completamente rivelato, però le distribuzioni non hanno controllo su questo, perché essendo software libero, se tu trovi un bug di sicurezza e tu lo annunci al mondo, noi non possiamo farci nulla. Ok, la mia personale opinione, anche se non sono un esperto di sicurezza, non è il mio ambito, è che in realtà siano degli approcci sbagliati, nel senso che quello che ha reso storicamente i sistemi liberi più sicuri dei sistemi proprietari è veramente questa politica di full disclosure. Okay. Però questa è la mia personale opinione, non sono un esperto di sicurezza, qua secondo me avete qualcuno che fa ricerca in questi ambiti che può spiegare. La sicurezza by obfuscation non ha mai funzionato. Security by obscurity. Non ha mai funzionato. Aldo? Volevo sapere quanto gioca anche l'elemento umano all'interno delle catene, se vi siete trovati ad avere a che fare con sviluppatori che sono stati portati fuori dalla mailing list del proprio software. Comprati e come fate a sviluppare questo? Allora, la domanda è quando il fattore umano gioca in quella catena di comunicazione di... Allora, il fattore umano già nell'ambito di ogni singolo anello di quella catena gioca tantissimo, nel senso che specie in progetti che sono puramente comunitari, che non hanno un'azienda alle spalle, gestire i problemi sociali non è banale, perché quando hai un progetto in cui è chiara la distinzione tra chi comanda e no, beh, chi comanda può dire si fa così e risolvere qualsiasi dibattito in quel modo. Nei progetti puramente comunitari è molto più difficile, quindi sì, ci sono delle dinamiche sulle quali si cerca di lavorare. Poi la tua domanda era quanto conta nella catena, e conta molto, ma secondo me è un problema di
gioventù del problema, nel senso che quello scenario è relativamente nuovo e nessuno di noi era ben pronto ad affrontarlo, secondo me. Quindi, secondo me, lo stiamo capendo adesso quali sono le cose, quali sono le buone pratiche di ogni anello della catena, e secondo me sono quelle che vi ho presentato. Quindi dare credito, dire di chi sono i meriti e contribuire all'indietro, quindi investire risorse e contribuire all'indietro. E secondo me sono, queste sono le pratiche che renderanno anche il problema umano trascurabile. Curiosità? Di qua? Urla. Scusa, vai, aspetta che dopo. In realtà la domanda è se per contribuire alla rendita, cioè come si accede alla contribuzione e quali sono le modalità per formarsi per contribuire, non penso si possa passare così. Ok, cioè, allora guarda, cioè, vado direttamente sull'ultima parte in cui ti spiego queste cose, poi se qualcosa non rimane chiaro ne riparliamo dopo. Allora, ci sono tanti modi di contribuire alla Debian. Il primo, forse un po' inaspettato, ma è quello di contribuire con delle risorse. Ma se ci pensate bene, non è così strano, nel senso che siamo tutti volontari in Debian. Non è un'azienda, non c'è qualcuno che viene pagato da Debian per lavorare su quello che facciamo. Ma comunque sia, un progetto così grande, usato da milioni di persone in giro per il mondo, ha bisogno di tante risorse. Quello di cui ha bisogno Debian in termini di risorse sono hardware, quindi alcuni miro che sono in giro per il mondo che sono controllati da noi direttamente, tutte quelle macchine che devono ricompilare i pacchetti ogni volta che c'è qualche cambiamento, macchine che vengono usate dagli sviluppatori per sviluppare. Se capita un bug su un'architettura diversa dal mio portatile, ho bisogno di un server al quale accedere dove ci sia l'architettura giusta. Non posso debuggare il problema sul mio portatile. Quindi abbiamo bisogno di hardware, abbiamo bisogno di risorse economiche per pagare tutta una serie di servizi relativi all'hardware. A volte dobbiamo pagare l'hosting, le garanzie, banalità, che non hanno niente a che vedere con i valori alti del software libero, che però fanno parte della nostra attività giorno dopo giorno. E abbiamo bisogno di risorse per pagare i meeting degli sviluppatori. Un fenomeno molto interessante nel comunità di volontari è che se voi prendete dei volontari, li chiudete in una stanza per un weekend a lavorare assieme su un qualcosa che gli è caro, dopo quel weekend hanno trovato una soluzione geniale a tutta una serie di problemi che non venivano risolti da anni. Ed è normale, perché essendo volontari il tempo di lavoro durante la settimana è quello che è, mentre farli lavorare assieme per un weekend è molto produttivo. Quindi Debian usa molte risorse economiche per questo tipo di meeting, okay? Quindi un modo di contribuire a Debian è questo: donazioni sia di hardware che di risorse economiche. Il modo più interessante, e questo è quello che mi fa arrivare alla tua domanda, è quello di contribuire invece col vostro lavoro, e ci sono tanti livelli diversi al quale potete farlo. Il primo è quello di riportare bug, cioè questo mi dispiace che spesso si sottovaluti, ma il primo contributo che un utente può dare a una distribuzione, ma neanche a un qualsiasi progetto software, persino software proprietario, è quello di riportare bug, perché è una sorta di uso consapevole del software. Okay, quindi se trovate un problema, è vostro dovere cercare di riportare quel problema, vedere se questo problema è già stato riportato da altri. E questo è lo step veramente zero per contribuire a Debian. Quindi questo è il primo step dal quale tutti abbiamo cominciato. Poi a questo punto, una volta che siete coscienti che esistono dei bug nel software, altri contributi utilissimi che si possono dare è quello di aiutare a gestire questi bug. C'è un termine di triaging o triage, che è quello che consiste nel guardare una lista di bug che sono associati a un software e verificarli, vedere se riuscite a riprodurli, cambiare la severità o osservare che questo bug non è veramente specifico di questo software, ma è piuttosto da assegnare a un altro software. Questo è un lavoro un po' burocratico, se volete, ma è utilissimo, perché gli sviluppatori spesso non hanno tempo di fare questo lavoro loro stessi e spesso magari sono più efficienti a lavorare sul problema stesso che non su questi aspetti burocratici. Ok? Quindi questo è un altro contributo che tutti possono dare senza bisogno di avere una relazione specifica con il progetto Debian. E poi ciò che capita spesso nelle comunità, diciamo, accomunate dalla stessa lingua è le traduzioni. Quindi se tutto un lavoro di traduzione in italiano che potete fare, qua ci sono un po' di link per tradurre le pagine del sito, per tradurre le newsletter, per tradurre le money page, le descrizioni dei pacchetti. C'è tantissimo lavoro di traduzione che si può fare e spesso e volentieri è il primo passo per conoscere la comunità. Documentazione, e poi si arriva al punto che è più tipico di una distribuzione, che è quello del packaging. E ci sono tanti livelli diversi di commitment, tanti livelli diversi di
membership della comunità o di partecipazione, che, tra i quali potete scegliere, e qua listo quelli che oggi Debian vi offre, tra i quali potete scegliere per diventare parte di Debian. Il primo è quello di mantenere un pacchetto. Non serve essere parte di Debian per mantenere un pacchetto. Voi avete un software vostro, vi siete documentati su come si fa la pacchettizzazione, e su questo c'è documentazione sul sito, e a questo punto potete mantenere un software, ma non volete prendervi la responsabilità di essere parte di Debian. Non c'è problema, voi potete lavorare sul vostro pacchetto, avete semplicemente bisogno di sponsor, avete bisogno di qualcuno che sia parte di Debian, che fa gli upload per voi del vostro pacchetto. Tipicamente quello che accade è che la prima volta che fa un upload per voi controlla molto meticolosamente quello che avete fatto, poi a un certo punto si instaura un rapporto di fiducia, lo studente, diciamo tra virgolette, impara e diventa sempre più autonomo. Questo è il livello, primo livello di contribuzione di pacchetti in Debian. Il secondo livello è quello di diventare Debian maintainer. Questo è un ruolo che c'è da 4-5 anni in Debian. Non significa essere parte del progetto Debian, in particolare non significa avere tra virgolette diritto di voto in Debian, ma vi permette di prendere la responsabilità individuale su alcuni pacchetti e di fare upload da soli. Quindi si inizia di solito con lo sponsor. A un certo punto, una volta che avete guadagnato la fiducia di chi ha lavorato con voi, queste persone vi possono proporre di diventare degli mantenitori. Anzi, voi vi proponete voi stessi, dovete avere qualcuno che vi faccia una specie di endorsement, dire sì, io ritengo che questa persona abbia le competenze tecniche per lavorare come degli mantenitori. Il terzo step è quello di diventare uno sviluppatore Debian, ovvero un vero e proprio membro del progetto che avrà accesso e potrà fare upload di tutti i pacchetti dell'archivio e che sarà un membro effettivo della comunità con diritto di voto nelle decisioni, eccetera. Da oggi, da pochissimo, forse neanche da una settimana, in Debian è possibile farlo non solo per lavoro di packaging. Quindi qualsiasi tipo di contributi che voi vogliate dare a Debian, traduzioni, porting su architetture specifiche, qualsiasi tipo di contributo che avete dato e che siete interessati a continuare a dare nel futuro, è un contributo valido e accettabile per diventare sviluppatore di Debian. Okay? I miei personali consigli per chi voglia diventare membro di Debian, quindi questo non è il libro delle ricette, ma è la mia esperienza e i consigli che vi posso dare, sono: guardate i team che ci sono in Debian, ce n'è un elenco abbastanza completo su wikidebian.org/teams. Quelli sono l'elenco di team, dei gruppi che lavorano su temi specifici, di solito che lavorano su insiemi di pacchetti che sono strettamente correlati tra di loro. Ok? Sceglietene uno che corrisponde ai vostri interessi e guardate come comunica. Spesso c'è almeno una mailing list e un canale IRC. Siate presenti su quel canale IRC e su quelle mailing list, cominciate a farvi conto. Sono quelli hobby, se volete sapere di più c'è il web, c'è il wiki, ci sono tutta una serie di mailing list sugli stati e list Debian org e ci sono tutti i canali IRC Debian dash qualcosa su IRC Debian org. Non so come sia nata la comunità, ma in Debian IRC è veramente molto importante, quindi quello è proprio un consiglio per capire la comunità e per capire le dinamiche di pacchettizzazione, ma anche solo umane. Stare sui canali IRC di team che vi interessano è veramente molto importante. Oppure chiedere. Rispondi alla tua domanda? Sì, ma tipo una pseudo-subdomanda. Una pseudo-subdomanda. Ho un caso di analisi che ho fatto per una persona che inizia a installare Linux e fa questa black box meravigliosa sui codici e non è quello che contribuire. Oppure è una spedita. Ok. Allora, quindi volevo un esempio specifico. Oggi installo Debian, cosa posso fare per contribuire? Giusto? Due risposte. La prima è: usa il pacchetto report bug. Il pacchetto report bug è installato di default su tutte le macchine Debian, di default viene anche con l'interfaccia grafica. Appena trovi un problema su un software, lanci il report bug, scrivi il nome di quel software, ti viene una lista dei problemi già riportati, guardi se il tuo c'è, se non c'è fai un bug report. Questo è il modo, veramente, sembra una stupidata, questa è la prima cosa da fare. E la mia esperienza di vita corrisponde a quella di questi team, nel senso che io veramente usavo Debian, non avevo mai collaborato con Debian, ero un utente, non so neanche se avevo mai fatto dei bug report. E a un certo punto ho avuto una necessità. In inglese si dice che il software libero nasce dalla necessità di scratch your own itch. Not your own itch, scratch your own itch. So, il punto è che hai un bisogno tu,
risolvi questo bisogno, affronti questo bisogno in un modo che beneficia anche gli altri, e così diventi parte della comunità. E qua è la stessa cosa. Il mio bisogno all'epoca era di un software che non era in Debian, mi sono documentato, mi sono leggendo la documentazione, ho trovato questo team che si occupava di tutti i pacchetti associati a un certo contesto, e da lì ho cominciato a partecipare. Mi senti? Sì, sì. Ho visto che la procedura per passare da semplice uploader a Debian developer è abbastanza, come dire, articolata. Puoi commentare sulla anche durata media e sulla difficoltà eventuale di diventare Debian developer e sull'eventuale supporto che in ogni passo viene dato dai membri del progetto? Allora, questa è una domanda molto interessante e avrei voluto toccarla anch'io, quindi grazie. Allora, la procedura è molto articolata, sì, e spesso si dice che sono delle procedure più complesse per entrare in una distribuzione rispetto a quanto accade altrove. C'è un motivo però. Debian è un progetto così vecchio, che è stato oggetto di studio da tanti punti di vista, compreso punti di vista sociologici e antropologici. E io, perché sono un perverso, negli ultimi mesi ho letto un po' di letteratura di antropologi e sociologi che hanno studiato Debian e sono venuto a scoprire il perché di questa procedura. Io sono entrato già con questa procedura nel 2001, ma non c'era da molto tempo. Il motivo è questo: quando Debian cominciò a diventare famosa, a quell'epoca si accettava la gente mandando una mail al project leader e diceva: ok, dai, vieni, su, sviluppatore Debian. Okay. A un certo punto, diventando Linux un po' più noto, gli assetti nella comunità stavano cambiando, nel senso che i pragmatici cominciavano a diventare un po' troppo pragmatici. Quindi c'era una spinta nella comunità a dire: ma prendiamo anche questo software proprietario, perché così Debian viene più diffuso, viene più accettato. Okay? Quindi Debian a quel punto ha deciso, per un anno hanno completamente bloccato l'ingresso al progetto, e hanno deciso di mettere in piedi una procedura che permettesse di verificare se l'applicant fosse veramente in linea con i principi di Debian. Questo spiega il perché della prima parte della procedura, che si chiama Philosophy and Procedure. È una fase di scambio via mail con una serie di domande nelle quali vi viene chiesto e possibilmente verificato se siete concordi con i principi di Debian, se capite qualcosa di licente, perché non dobbiamo essere gli avvocati, ma un minimo, se dichiarate di voler sostenere il software libero, bisogna capirci di licenze, e tutta una serie di domande filosofiche e di interazioni filosofiche che verificano questo aspetto. La seconda parte della procedura, che si chiama Task and Skill, in realtà è completamente opzionale, nel senso che se a quel punto voi avete già una storia di contributi tecnici chiara e evidente, potenzialmente non c'è alcun bisogno di fare domande di tipo tecnico. Questo accade. Il problema, e questo è un problema di comunicazione, che se andate sulla pagina del cosiddetto NM Process, vedete delle statistiche sulla durata, che sono statistiche nelle quali sono difficili solo la media e non la varianza, quindi sono un po' difficili da leggere. Il problema è che io ho fatto l'application manager, cioè il tutor che tira dentro altre persone, e ho avuto 5-6 persone fino adesso, poi ho smesso perché sono preso da altre cose con il TIA. E sono abbastanza rappresentative, 4 persone su 5 credo abbiano fatto tutto in 2 settimane. Perché? Perché io ero reattivo quando loro inviavano una mail e loro erano reattivi quando io inviavo loro una mail. Ok? In questo scambio a due, chiaramente, basta che una persona non sia tanto reattiva che lo scambio si blocca. La quinta persona che ho avuto, che è stato il primo che mi hanno assegnato come studente, diciamo, purtroppo era impegnatissimo. Lui, quindi quando lui mi inviava una mail, io gli rispondevo subito. Ma passavano 2 mesi tra una mia mail e le sue risposte. Ci ha messo in totale un anno. È rappresentativo del processo? Non lo so, il mio consiglio è fatelo solo quando siete certi di avere tempo da dedicare a quella cosa. E questo processo può essere veramente completamente smooth e indolore. Questa è la mia esperienza. Inserire all'inizio del lavoro di software normale, perché altrimenti il riferimento del genere
Allora, la domanda è se la mancanza di una struttura centrale non sia una specie di blocker per quelle aziende che hanno bisogno di un punto di riferimento per scegliere una certa distribuzione Linux. Controdomanda, intendi un'azienda per il supporto? Ok, sì, quindi intende quello e sì, è un problema, è oggettivamente un problema. E, è un problema in casi molto noti di... come si chiamano? Non mi viene il termine, certificazioni. Quindi quando tu prendi e installare un grosso software proprietario in un'azienda, Oracle per esempio, Oracle certifica solo il suo software per essere eseguito su, butto a caso, non solo la lista, Red Hat o Ubuntu. Non lo fa per Debian, però magari lo fa per CentOS, perché il ministro di un qualche stato lo ha obbligato a fare per CentOS. Quindi sì, è un problema solo sulla carta, perché in realtà il software certificato, la distribuzione certificata può essere identica alla distribuzione non certificata, ma purtroppo non hai il patacchino di certificazione. Sì, è un problema di accettazione sul quale stiamo lavorando. L'idea è quella di cercare di federare un gruppo di aziende che fanno supporto a Debian e creare una specie di gruppo di pressione che possa permettere di ottenere queste certificazioni. Quindi secondo me il valore della certificazione è veramente ridicolo, perché non vanno a guardare il codice, semplicemente vedono che c'è una grossa azienda, un'azienda che può essere citata per danni, perché questo è il punto, quando hai una grossa azienda dietro sai che se ti va fatta male li puoi denunciare. Quindi sì, ci stiamo lavorando e sì, è un problema. Ok, questo è un po' di DVD, grazie di aver scritto testing e non squeeze. Ok, se non ci sono altre domande io vi ringrazio per l'invito e per l'accoglienza. Perché se installate Debian oggi fate con 4 volte che permette invio, di cui 2 per la password di root che dovete dare, e uno dovete stare attenti a scegliere desktop environment nella lista finale di scelte. A quel punto avete un ambiente con GNOME in cui potete fare tutto dall'interfaccia grafica. Il vero problema non è quello, il vero problema è se avete dell'hardware che ha bisogno di driver non free per funzionare. Quindi il mio suggerimento è che quello che potete provare oggi è sicuramente Debian Testing, perché sta per essere rilasciata e quindi è un buon candidato. Quello che vi consiglio veramente è di verificare, magari con qualcuno che è un po' più esperto di voi, se l'hardware che avete ha bisogno di software non libero per funzionare o no. Questo è il vero consiglio, però per il vostro desktop in generale Debian Testing è un ottimo candidato, perché tutti i problemi gravi vengono risolti, vengono filtrati prima di voi, ma comunque vi dà software relativamente aggiornato. Vai. Devo riportare una domanda di uno studente che non si fida a fare direttamente. Qua? Di un studente. Quanto ci hai guadagnato a diventare project manager? Beh, penso che la risposta possa essere immaginata da tutti quelli che hanno fatto un po' di volontariato in qualsiasi ambito. Nulla. Ci ho perso in tranquillità delle mie relazioni personali e di tempo libero. No, grazie. Il microfono. Dicevo, mi sposto di camera. Nell'acquisto di un nuovo PC, sia portatile che versione desktop, Debian su quale marca, diciamo, visto che tu eh?
già non potrei rispondere perché non sono qua per fare pubblicità a un'azienda piuttosto che all'altra. No, questi marchi non sono, ma questi sono gli sponsor di una DevConf di qualche anno fa in Argentina. No, Debian non ha nessuna, in realtà nessuna azienda a cui è strettamente legata, quindi non si può, meglio, non si può rispondere a questa domanda in termini di marca del PC, perché il problema continua a essere quello dei driver, quindi è piuttosto di cercare un portatile che non abbia una scheda video, una scheda wireless con delle particolari che hanno bisogno di un driver non proprietario. Secondo me, la mia impressione è che sia vada abbastanza bene oggi, nel senso che molto hardware, tutto sommato, almeno le cose di base, scheda di rete, scheda, sono supportate abbastanza bene. Al massimo dovete installare qualche firmware non free che potete trovare comunque su qualche mio ordine. Quindi non posso dirti una marca specifica, il mio personale feeling è che vada abbastanza bene, cioè molto meglio che 15 anni fa. La domanda è: Ubuntu o le altre derivate di Debian hanno la stessa politica sul software di Debian? Non necessariamente, nel senso che giustamente il software libero ti permette di prendere e farci quello che ti pare. Se prendi Debian non sei costretto a lavorare come fa Debian. Ubuntu ad esempio è stata molto nota perché abitava dei driver non free di default. Non c'è una risposta specifica per tutte le altre distribuzioni derivate, ma in generale no. Anzi, spesso purtroppo uno dei modi per fare una distribuzione derivata di Debian è proprio di poterci aggiungere il software non free da metà. Quindi no, purtroppo no. Va bene così, insomma, cioè noi siamo contenti comunque che la gente possa beneficiare del nostro lavoro, anche se non sottoscrive completamente i nostri principi. Hai detto che da Squeeze non includerete più blob binari, quindi rischiate di diventare certificati dalla Free Software Foundation? A qua è cominciato ad avere qualcuno che ha seguito le diatribe politiche. Sì, rischiamo. Rischiamo e personalmente mi farebbe molto piacere. Attualmente ci sono due problemi per i quali non lo siamo. Il primo è quello del firmware non free, che abbiamo risolto, e ne sono abbastanza orgoglioso perché nelle ultime due release siamo stati messi in croce dalla Free Software Foundation perché Debian conteneva ancora dei blob firmware non free. Ma non è che il firmware non free era lì e noi stavamo a guardarlo. In particolare il kernel team di Debian ha lavorato con gli upstream di Linux per fare in modo che fosse possibile separare completamente questo firmware in un'altra sezione del kernel e che fosse comunque possibile caricarlo per chi ne ha bisogno. Quindi il fatto che adesso sia così semplice farlo ha beneficiato non solo Debian, ma chiunque voglia avere un kernel completamente libero, grazie a molto del lavoro del kernel di Debian. Comunque dicevo, il motivo per cui non siamo certificati come distribuzione libera della Free Software Foundation sono due. Uno era quello, che sarà sparito completamente con la partita da Squeeze. L'altro è che loro sostengono che noi pubblicizziamo troppo software non free. Cioè loro sostengono che il fatto che sul nostro mirror esista la sezione software non free non vada bene. Io non sono molto d'accordo con questo argomento, ovviamente, perché il modo in cui noi usiamo le nostre risorse dovrebbe essere deciso da noi, a patto che non lo installiamo di default negli utenti e non gli diciamo: ah guarda, ti consiglio di usare software non free. Quindi siamo in contatto con la Software Foundation su questi aspetti, spero che la situazione migliori, ma di sicuro non accetteremo di rimuovere completamente software non free da tutti i nostri nero, perché se no non siamo certificati dalla Software Foundation. Ringraziamo Stefano Zacchironi.